Rainer Burani, avvocato internazionalista che ha aderito alla iniziativa di ieri Cuba per Bologna per Cuba contro Bush. E se ci volevi dire qualcosa appunto rispetto a, già che è il tema del giorno, no? Di questi giorni, della venuta di Bush in Italia, cosa ne pensi, le manifestazioni si organizzano, eccetera. Guarda, io penso che contestare in qualsiasi modo la venuta di Bush, la presenza di Bush in Italia, sia fondamentale tanto per noi come italiani, quanto per noi come italiani che abbiamo l'occhio rivolto al resto del mondo, quindi internazionalisti, quanto per ogni persona che una volta si sarebbe definito un sincero democratico. Io mi sentirei di fare questo discorso a Bush, ma anche a chi l'ha invitato, cioè anche ai nostri governanti. Io gli vorrei chiedere che cosa intendeva dire quando nel discorso sullo Stato dell'Unione del 2 febbraio del 2003 ha pronunciato questa frase: abbiamo catturato 3.000 terroristi, altrettanti, diciamo che hanno seguito una diversa sorte, non sono più un problema per gli Stati Uniti e per i loro alleati. A me è chiaro il senso di questa frase e ne è chiaro il senso criminale. Sarebbe opportuno che gli venisse chiesto ufficialmente di renderne conto. Questo a maggior ragione quando poi loro si arrogano il diritto di usare la carcerazione, i sequestri e tutto quanto nei confronti di tutti coloro che sono contro i loro interessi, tra questi i 5 cubani detenuti negli Stati Uniti illegittimamente. E quindi credo che sia una battaglia da fare anche in questi giorni, sarà una battaglia da fare sempre in difesa della libertà dei popoli, in difesa dei diritti umani e sicuramente contro quello che io non esito a chiamare ancora imperialismo. Sì, ritengo che sia opportuno oggi, anche come giuristi, ma direi come cittadini anche, ma anche con questa caratteristica particolare, battersi per la difesa dei diritti dei popoli e degli individui che sono minacciati in modo scandaloso e terrificante dallo strapotere degli americani. Mi riferisco al Patriot Act, che dà la possibilità di sequestrare persone in qualsiasi paese del mondo e portarle negli Stati Uniti o addirittura sulla porta aerea americana per processarle. In Italia abbiamo avuto il caso scandaloso di Abu Omar, sequestrato, portato in Germania, già torturato in Germania e probabilmente anche ad Aviano, dove è stato inizialmente portato e poi torturato in Egitto dai servizi segreti americani e egiziani. Abbiamo gli altri casi scandalosi, le persone migliaia sequestrate con i famosi voli clandestini della CIA. Ecco, su queste cose qua credo che si debba chiedere anche al governo italiano, a quello attuale, di rendere conto di quello che ha sempre proclamato, cioè di essere dalla parte dei diritti umani. E in particolare, lo ripeto, proprio perché hanno tanto a cuore i diritti umani in paesi dove sono sicuramente meno violati, mi riferisco a Cuba, mi riferisco a altre realtà del genere, che qua vengano a rendere conto di quello che fanno anche i nostri governanti e non possono rilevare con grande disappunto che il governo italiano per esempio ha opposto il segreto di Stato sulla questione di Abu Omar, cioè allineandosi addirittura scavalcando a destra il governo Berlusconi. Quindi credo che sia un nuovo terreno, un ulteriore terreno di intervento sul quale dobbiamo spenderci tutti. Senti, sul quale ci mettiamo tutti a disposizione. Senta Burani, ma c'è ancora detenzione politica in Italia, tanto che se ne parla a Cuba? Detenzione politica in Italia c'è ancora, anche se in termini limitati rispetto ai decenni passati, perché c'è meno il conflitto sociale ha caratteristiche differenti, però c'è ancora detenzione politica, ma soprattutto c'è, se non nella forma di netta detenzione, c'è una legislazione che permette, che ha un uso politico. Diciamo che ad esempio è stato tra virgolette riscoperto recentemente la finalità di terrorismo introdotta dalla legge Cossiga nel 79-80 e ci sono persone, io ad esempio difendo degli anarchici a Lecce, accusati di avere fatto scritte murali contro un centro di permanenza temporanea, i quali hanno contestato imbrattamento con finalità di terrorismo, che pare di sognare, ma in realtà è un incubo, vuol dire che detenzione e repressione politica c'è in Italia e alla grande.